Ricevere da te ogni grazia, ogni celeste favore, ogni benedizione, ogni consolazione e guarigione. Signore, da chi andremo? Se non ricorriamo a te, oh Signore, dove troveremo riparo, rifugio? Sii tu, oh Signore, il pastore bello che ci difende anche a costo della vita,
dal leone, dall'orso, dal lupo famelico, dal maligno nemico che ci assale, o Signore, difendici e proteggici. Manda i tuoi santi angeli, Signore, potenti esecutori dei tuoi voleri, perché si realizzi, o Signore, la tua divina volontà in ciascuno di noi. Ti adoriamo, Signore, insieme agli angeli e ai santi. Oh Gesù, noi confidiamo in te. Signore, vogliamo stare con te,
Vogliamo dichiararti, o Signore, questo voler rimanere uniti intimamente a te. Signore, donaci la grazia di rimanere nel tuo amore, di incontrarti, o Signore, e di rimanere cuore a cuore con te. Signore, tante volte vorremmo scappare, vorremmo fuggire. Ma come ci dice l'orante, Signore, dove fuggire dalla tua presenza? Signore, dacci la grazia di rimanere uniti cuore a cuore con te. Tante volte, Signore, ci scandalizzano situazioni che viviamo. E giustamente, Signore, sperimentando delusioni, vorremmo, Signore, lasciare stare e perdere ogni cosa. Ma tu ci hai detto: guai a chiunque si sarà scandalizzato di me, guai a chiunque si sarà allontanato via da me. Signore, vogliamo rimanere con te. Possiamo rimanere da soli. O anche con persone belle con le quali, oh Signore, ci fai camminare, persone che metti sul nostro cammino per un tempo, per una stagione, o persone che rimangono sempre, oh Signore, al nostro fianco per camminare, per non rimanere fermi. Signore, tante volte attraversiamo deserti, valli inospitali, o possiamo anche fare delle soste belle insieme a persone, o Signore, che ci offrono un segno di consolazione e di conforto, in oasi di spiritualità. Ma l'importante, Signore, è camminare con te e verso di te sempre. Donaci la grazia di rimanere fedeli, Signore, di procedere sempre, di non arenarci, di non fermarci, di non rinchiuderci, di non morire anzitempo, ma di offrirci invece l'opportunità di permettere alla tua mano, Signore, di accarezzarci, di benedirci, di stringerci al tuo cuore. Tienici sempre con te, oh Signore. Facci sperimentare il tuo amore perché possiamo amare, Gesù. Thank you.
Ricostruisci, Signore, ciò che il maligno vuole distruggere. Compi meraviglie, Signore, poiché Tu solo sei il santo e amico degli uomini e benedetto nei secoli in eterno. Amen. Ancora una volta, Signore, al Tuo passaggio scaccia, Signore, schiaccia la testa all'antico serpente, vanifica, ogni macchinazione, ogni progetto demoniaco e donaci, oh Signore, di sperimentare la Tua bontà, la Tua tenerezza, la Tua protezione, la redenzione, oh Signore, che ogni giorno Tu rinnovi in ciascuno di noi. Chiediamo, Signore, in questo momento di visitare in modo particolare quelle persone che si sono raccomandate alla nostra preghiera, che si sono affidate alla nostra intercessione. Risveglia, oh Signore, quanti stanno nell'ombra, nel torpore, e ridona forze ed energie nuove. Grazie, oh Signore. Grazie perché il Tuo passaggio rinnova e rigenera ogni cosa. Grazie, Gesù. Ogni giorno vado a chiedere,
Thank you.
Che c'è senza più, no, no, no.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cristo è risorto dalla morte, Cristo è risorto dalla morte, Cristo è risorto dalla morte, Cristo è risorto dalla morte. Alleluia, alleluia. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione.